Ciao a tutti cari amici di Uno Sguardo al Passato e benvenuti in un nuovo video. Io sono Diana e oggi vi propongo un argomento poco conosciuto, ma che credo possa stimolare il vostro interesse. Sappiamo che i musicisti ed i compositori traggono parte della loro arte proprio dalle esperienze di vita, dalle esperienze personali. E quale spinta interiore migliore potrebbe esserci se non l'amore? Ecco dunque una vicenda, un amore che ha come protagonista Giovanni Battista Pergolesi, un amore impossibile e purtroppo con un epilogo tragico. Scopriamo assieme questa vicenda e la sua possibile veridicità, ma prima sigla! Giovanni Battista Pergolesi fu uno dei più grandi compositori della scuola napoletana barocca. Lui visse nella prima metà del 1700 e purtroppo morì giovanissimo, aveva solamente 26 anni. Purtroppo, come accadde a molti compositori, lui godeva di una buona fama nell'ambiente musicale napoletano, ma la sua grande fama mondiale si realizzò solamente dopo la sua morte precoce. Questa enorme fama, sopraggiunta tardivamente, ha portato ovviamente al crearsi di numerose storie e aneddoti su Pergolesi, molte delle quali purtroppo inventate o comunque diciamo di dubbia attribuzione, create forse per romanzare una vita di cui in realtà, a parte la brevità, si conosceva fin troppo poco. Fu così, grazie a Francesco Florimo, musicologo e grande amico di Vincenzo Bellini, che comparve nel suo libro dedicato a Pergolesi una nuova notizia: un amore del giovane compositore, e l'amata era Maria Spinelli. Giambattista Pergolesi fu vittima di un amore infelice. Ed io, per la storia di questo amore, riporterò trascritto letteralmente il seguente brano ricavato da private carte. Si tratta di una cronaca trovata tra le carte della sua antichissima famiglia e che faceva leggere ai suoi amici, e a me permise di trarne copia il fu principe di Colobrano, uomo di distinto merito letterario, sapientissimo nelle discipline tecniche e storiche musicali. Il racconto di Florimo, in realtà abbastanza scarno, narra che nella prima metà del 1700 si presentarono alla giovane Maria Spinelli i suoi tre fratelli con tanto di spade sguainate e la minacciarono a causa della sua relazione con Giovanni Battista Pergolesi, il di lei amante riamato. La minacciarono dicendo che o entro 3 giorni avrebbe trovato uno sposo degno del suo stato sociale, oppure loro avrebbero ucciso il suo maestro di musica Pergolesi. I 3 giorni trascorsero e i fratelli si recarono nuovamente da Maria e lei li sorprese non facendo in realtà alcuna opposizione, dicendo che aveva scelto il suo sposo e che il suo sposo sarebbe stato Dio stesso. E sarebbe dunque divenuta monaca presso Santa Chiara. E così fu. Purtroppo, un anno più tardi, l'11 marzo 1735, quella stessa campana della chiesa di Santa Chiara che aveva annunciato i suoi voti suonò di nuovo, ma questa volta suonò purtroppo a morto. L'amata Maria Spinelli era morta e a dirigere la musica delle sue esequie vi era proprio quel maestro di musica che lei aveva tanto amato, il suo Pergolesi. Destino triste volle che l'anima straziata e affranta di Pergolesi seguisse fin troppo presto quella della giovane. Pergolesi infatti morì il 16 marzo 1736, dunque un anno e 5 giorni dopo la sua amata. Florimo ne dà una visione molto poetica, come se la giovane Maria fosse morta dal dolore di quel sacrificio e che Pergolesi, distrutto a sua volta dal dolore non solo di quel sacrificio, ma anche dalla terribile e prematura perdita, finì così consumato da questo dolore, proprio fino a morirne. La morte di Pergolesi fu pianta lungamente, quella della giovane Maria Spinelli purtroppo. I fratelli furono infatti lieti del suo sacrificio, che toglieva qualsiasi possibilità di macchia sull'onore della famiglia e in più senza pretese coniugali e dunque pretese di dote.
Ora, vorremmo sapere di più su chi fosse questa Maria Spinelli, ma Florimo ci riporta solamente che la giovane poteva appartenere alla famiglia degli Spinelli, principi di Scalea, oppure agli Spinelli, principi di Cariati. Dunque diventa molto molto difficile, se non impossibile, risalire chiaramente in modo inequivocabile alla giovane. Ci viene però fornito un dato importante, ovvero che le origini della giovane erano origini principesche, e questo ci fa facilmente comprendere perché Pergolesi non potesse ambire a lei. Pergolesi veniva da una buona famiglia, per carità, il padre era amministratore dei beni della confraternita del Buon Gesù, ma avere una posizione economicamente agiata, che permise infatti al giovane Pergolesi di studiare e di intraprendere la carriera musicale, era comunque un fatto ben distante dal poter ambire a sposare addirittura una principessa. Ora, scoperta la vicenda, scoperto questo grande amore, immagino che a tutti noi sia venuto un dubbio piuttosto forte. Ma è tutto vero? Oppure no? Il primo a mettere in discussione la vicenda fu Benedetto Croce, famoso storico e politico, che nel suo libro Aneddoti e profili settecenteschi riprende proprio questo aneddoto, accusandolo di non aver alcun tipo di fondamento storico, ma di essere una sorta di pettegolezzo, insomma, che piano piano si era fatto strada, un modo insomma per alimentare il mito di Pergolesi, aggiungendo storie e aneddoti un po' succulenti sull'artista. Però Croce non si limitò a questo, ma verificò. Lui infatti ebbe modo di verificare questi presunti carteggi, questi degli eredi del principe di Colubrano, ma non trovò alcuna traccia di questo amore impossibile, né di nessuna Maria Spinelli. Croce però non si fermò solamente a questa ricerca, ma andò anche a ricercare proprio se attorno alla presunta data degli eventi, dunque attorno al 1735, vi fosse stata una monaca con il nome di Maria Spinelli. Ma purtroppo tra le carte della chiesa di Santa Chiara non vi era alcun registro delle suore. Croce continuò a ricercare e scoprì in effetti che il principe Cariati Scipione Spinelli, che aveva sposato in prime nozze Maria Emanuela Desil, ebbe con lei una figlia di nome Anna Maria, figlia che purtroppo, guarda caso, non lasciò alcuna traccia storica di sé, dunque si ignora completamente la sua sorte, la sua vita, ma si sa che ebbe in effetti due fratelli e una sorella. Se fosse lei la famosa amata, allora dovremmo supporre che all'epoca i suoi fratelli avessero 14-15 anni, dunque siamo proprio sicuri che questi due adolescenti sarebbero andati dalla sorella sguainando le spade e minacciandola di uccidere il suo amato Pergolesi? Sorgono ovviamente molti dubbi e Croce in primis non conferma né smentisce questa storia. Mancano troppi elementi sia per poterla confermare sia per poterla confutare. Tuttavia una vicenda così struggente, una volta pubblicata da Florimo, iniziò ad avere una sua risonanza e la ritroviamo così in forma poetica nel Carme di Federico Persico, dove troviamo degli splendidi versi che narrano proprio l'inizio del loro amore. O di Maria, da miei natali a tuoi tante distanza che col mar non l'osa fin l'audacia ad un sogno, eppure io t'amo. Pure d'altrui sposa pensarti in core, un delitto mi suona. Versi dolcissimi di un presunto Pergolesi che, cosciente di non poter ambire alla giovane, le dichiara tutto il suo amore e non riesce a concepire di vederla sposa ad un altro. Già lo immaginiamo, no? Tra i 22 e i 24 anni, il maestro di musica che si innamora della sua giovane allieva, lui magari che le si siede accanto proprio per insegnarla a suonare, la vicinanza, la vicinanza delle mani, il contatto. Insomma, è facile immaginare in questo modo come questo amore possa essere nato e quanto fosse in realtà difficile per i due giovani separarsi per cause che non riguardavano i loro sentimenti, bensì gli obblighi familiari, cioè il rango sociale. Il racconto prosegue e trovo particolarmente struggenti i versi che parlano di Maria proprio un istante prima di proferire i voti. Un istante s'arresta e l'occhio in giro cerca d'un volto e tremale la voce.
di suono un'onda la ricopre, e insieme non più di tibia o di vocali canne, ma un grido d'uomo, un alto grido e lungo parve echeggiar per le capaci volte, sì che ognù trasalì. Poi si disciolse l'inconscia gente e l'organo fu muto. Penso che l'immagine di lei che lo cerca con gli occhi disperatamente prima di sacrificarsi alla vita monacale e il grido di lui dal dolore di perderla sia davvero un modo sublime di ricreare in modo seppur fantasioso, ma molto artistico, proprio questa situazione. Anche lo scrittore Francesco Mastriani, nel suo libro dedicato al compositore, riportò questo aneddoto, scusandosi però nel non essere proprio in possesso della veridicità delle fonti, ma di aver fatto insomma qualche lieve mutamento per favorire l'interesse drammatico del racconto. E così ne ritroviamo altri, ritroviamo anche il racconto di Francesco Colini, datato 1884, che aggiunge anche delle informazioni interessanti, tra cui la provenienza della giovane proprio dalla famiglia Spinelli dei principi cariati di Napoli, il fatto che la giovane una volta divenuta monaca cambiò il suo nome in Vittoria. Troviamo ovviamente anche tante altre fonti che parlano invece di una Maria Spinelli che era una marchesina di Calabria. Poi ci sono moltissime altre fonti che hanno ripreso questa storia, aggiungendo ovviamente una quantità assolutamente rilevante di particolari. Ma ad essere onesti, non si capisce da dove siano state tratte tutte queste informazioni supplementari, visto che l'unica fonte certa, cioè la prima, è proprio quella di Florimo, la prima in assoluto di cui noi siamo a conoscenza. Dobbiamo quindi supporre che a seguito del primo scritto di Florimo siano state create tantissime altre storie e talvolta molto romanzate, che in realtà non hanno alcuna utilità di tipo storico, ma hanno il grande pregio di dare una maggior completezza e scorrevolezza di lettura. Sono storie belle da leggere, ma che hanno certamente poca veridicità, da prendere appunto come storielle, però ci fanno sognare. E se siete interessati alla lettura di qualcuna di queste, vi lascio qualche link dei racconti che ho trovato più interessanti proprio giù in descrizione. Così potete farvi un'idea e potete volare un po' anche voi di fantasia su questa vicenda. D'altra parte, non è che i romanzi riportino sempre fatti veri, anzi, ma non per questo togliamo loro il loro valore letterario. Comunque è singolare quanto questa vicenda amorosa abbia appunto ispirato moltissimo gli scrittori del XIX secolo, perché davvero ne ispirò moltissimi che proprio la riportarono ognuno a modo loro, chi in versi, chi in prosa, come narrazione, ed in effetti ognuna di queste versioni sono intrise del loro fascino. Dunque, conti fatti, non siamo in grado oggi né di confermare né di smentire questa storia. Certo, se questo amore fosse realmente esistito, avrebbe sicuramente una grandissima importanza. Immaginare che Pergolesi stesse componendo lo Stabat Mater con la morte nel cuore della sua amata, in procinto di raggiungerla anche a causa di questo dolore, il tutto forse darebbe una visione diversa e molto più struggente a questa straordinaria composizione che consacrò a tutti gli effetti Pergolesi quale genio musicale. La profondità spirituale, la profondità del dolore del suo Stabat Mater è tangibile. Chissà dunque se il dolore per la sua amata che gli fu strappata via, la morte dell'amore della sua vita, si sia in qualche modo sublimato in musica e abbia reso così a sua volta, tramite l'ispirazione dello Stabat Mater, l'arte di Pergolesi immortale. Io vi ringrazio per essere rimasti fin qui con me, spero che questo argomento sia stato di vostro gradimento. Il video è dedicato ad Elia Pinti, che aveva richiesto un video proprio su Pergolesi, e ti ringrazio Elia perché condivido il tuo interesse su questo splendido compositore, che amo davvero molto e di cui purtroppo si conosce sempre troppo poco. Spero ovviamente che sia piaciuto a tutti voi e attendo di sapere che cosa ne pensate. Commentatemi, ditemi le vostre opinioni, che è la cosa più bella che ci sia in questa vita, caspita, è la condivisione di ciò che ci piace e di ciò che amiamo. E noi ci ritroviamo prestissimo, il prossimo giovedì, con un nuovo video. Ciao ciao!